Finito il caricamento. Inizia il primo scontro della finale dell'Italian Clan Championship Season 5 Serie A, ovviamente per disputare il terzo e quarto posto. Passiamo subito alla presentazione dei giocatori. Abbiamo nell'angolo in alto a destra con il colore rosa, fa parte degli Oskull Clan Orange X, un giocatore che abbiamo visto in diverse occasioni comportarsi molto bene, ha vinto anche diverse Personal Gamer Cup, che si è qualificato per il Personal Gamer, la finale del Personal Gamer che ci sarà il prossimo fine settimana, ma in questo momento dovrà affrontare un temibilissimo avversario. Spona nell'angolo in basso a sinistra con il colore giallo, fa parte del team Max Gaming Gil, un giocatore che ricordavo prima nella lobby è stato il vincitore del VCS Italy 2012, quindi un Protoss del tutto temibile. Vedremo se il PvP sarà il suo matchup preferito. Intanto subito vediamo che Exen piazza un Proxy Pylon, vedremo cosa avrà intenzione di fare, molto probabilmente un Proxy Gate, visto che ancora non aveva ancora messo né pilone né gate, sta aspettando ovviamente altri minerali, probabilmente punterà sul push con due Proxy Gate cronobustati e quindi Arras di Massa Zeloti. Dall'altra parte Jill sta andando con la sua probe in giro per scoutare eventuali Proxy Pylon interni alla sua base, ma non si aspetta che il Proxy Pylon sia stato fatto fuori. Arriva fuori la probe di Jill, vedremo se ha scelto un buon punto per piazzare il suo Proxy Pylon X. Infatti Jill non passa assolutamente vicino questo punto, non va a scoutare assolutamente quel punto, andrà probabilmente qui per vedere se ci sono pidoni e eventualmente successivamente degli Stargate, quello è il punto che si preferisce. Intanto arrivano il doppio assimilatore per Jill, mentre Exen sta andato con solo assimilatore, mette ora le prove a lavorare, tre prove sul singolo assimilatore, mentre da quest'altra parte abbiamo quattro, normalmente se ne mettono quattro, per ora ce n'è soltanto una. E va a mettere infatti 4 probe sui 2-2 ovviamente su gli assimilatori. Intanto arriva anche il centro cibernetico, quindi veramente un push che non credo si limiterà agli zeloti, ma vorrà pushare velocissimamente con tutte le unità. Infatti arriva subito la probe dentro la base di Jill con il supporto di uno zelota. Intanto qualcuno sta laggando, spero di non essere io. Intanto allontana alcune probe per cercare di surroundare subito lo zelota avversario. Perde alcune unità con questo Arras, ma ha levato comunque gli scudi allo zelota, e il primo zelota di Jill potrà affrontare avendo il vantaggio degli scudi. Ancora Chronoboost su entrambi i gate, sia per Exen che per Jill. Inizia subito Cardiopalma questo inizio di game tra i due giocatori. Intanto la probe di Jill va a scoutare nella base di Exen, troverà soltanto un pilone e un assimilatore. Esce il primo persecutore per Exen e ce n'è già in produzione un secondo, mentre sono due i persecutori in produzione da parte di Exen, dicevo, mentre uno soltanto per Jill. In questo momento abbiamo due zeloti contro uno zelota, pulla alcune probe per dare supporto all'attacco degli zeloti, ma arriva il secondo persecutore per Exen, e a questo punto credo che si possa portare tranquillamente il game a casa se non ci sarà una buona micro da parte di Jill, ma come vediamo sta resistendo molto bene, abilmente. Arrivano il terzo persecutore, ce ne sono altri due in produzione, riesce a distruggere un persecutore, ma ne perde anche uno. Exen ora sta con una abile micro, sta cercando di portarsi a casa gli zeloti, ma esce il Mothership Core. In questo momento deve subito ripiegare perché i due persecutori avrebbero comunque troppo impegno per cercare di evitare i danni, e infatti subito cerca l'ingaggio per distruggere il Mothership Core, che è veramente una minaccia. In questo momento non ha abbastanza energia per castare nessuna delle sue abilità speciali del Mothership Core, ma comunque ci sono ancora 4 probe all'assalto di questi persecutori. Cerca di mettere indietro i suoi persecutori Exen e di non fargli subire troppi danni. Vediamo, sono quasi senza energia. Arriva il quinto persecutore per Exen, mentre Jill sta continuando a cercare di cronobustare l'unico gate in produzione. Ha messo in questo momento termina il secondo gate e cerca di resistere ancora il più possibile sulla rampa per non far entrare i persecutori avversari. Jill in questo momento ha l'inferiorità numerica, soltanto due persecutori per lui, mentre Exen ne può contare quattro. Arriva un quinto che rimane comunque sotto la rampa, le probe stanno dando supporto e in questo momento sta perdendo decisamente il timing. Exen ha perso due
dei persecutori in malo modo, le probe riescono a surroundare uno dei persecutori di Hexen che è costretto a ripiegare in questo momento, ma deve continuare con questo push perché non ha altra possibilità. Al momento però i giocatori sono abbastanza alla pari, visto che hanno due gate a testa, in vantaggio Jill per quanto riguarda i minerali, ma non il Vespene, visto che ha dovuto sacrificare una delle probe che erano sul Vespene. Cerca ancora un push Hexen con tre persecutori contro due di Jill, riesce con le probe a surroundare uno dei due persecutori rimasti, ne rimane soltanto uno per Hexen, ma è riuscito a portarsi a casa un buon bottino distruggendo il Mothership Core. Dall'altra parte abbiamo un proxy pylon da parte di Jill dentro la base di Hexen, che forse non si è accorto di questa costruzione, infatti non ha allontanato nessuna probe, deve essere totalmente concentrato sul push nella base principale del suo avversario. Vediamo cosa avrà intenzione di fare in questo momento. È praticamente un all-in quello di Hexen, sta cercando di mantenere comunque sempre il push vivo per non dare tempo al suo avversario di avere una superiorità. Per quanto riguarda le probe, intanto apre i tre gate, il terzo completato in questo momento Jill, e potrà warpare degli zeloti. Va subito con la sua proba ad attaccare il pilone di Hexen, l'unico, no, ce ne sono due a dire la verità. Intanto ancora un push da parte di Hexen nella base di Jill, e arriva il GG e vince Jill il game.